quinta festa della solidarietà a Montecalvoli presso lo spazio aperto del Circolo La Perla dal 5 al 9 giugno. Ne parliamo con Luca Trevisano, uno degli organizzatori. Ciao, benvenuto a Radio Bruno. Buonasera, benvenuto, grazie. Allora, quinta edizione, il quinto anno della festa della solidarietà. Cosa accadrà a Montecalvoli dal 5 al 9 giugno? Bene, dal 5 al 9 ogni sera presso lo spazio aperto del Circolo La Perla abbiamo degli avvenimenti, a partire da mercoledì 5 con la premiazione del concorso scolastico, quarta edizione in memoria al Sandra Lencioni. Ci sono stati anche degli ottimi lavori da parte dei bambini delle scuole medie ed elementari, quindi ne siamo orgogliosi. Il giorno 6 avremo una serata tutta dedicata ai giovani, partendo con la pericena fino alla serata di disco music, che si procederà fino a mezzanotte e mezzo, mentre il clou l'avremo venerdì 7 con la premiazione tradizionale La Perla d'Oro. Avremo importanti personaggi come Massimiliano Allegri, l'allenatore del Milan, avremo Gigi Simoni, ex allenatore dell'Inter, l'arbitro Doveri, che viene appositamente da Roma per ritirare il premio, e importanti giornalisti ed altri personaggi dello sport. In particolare abbiamo il presidente della Federciclismo Toscana, che parlerà dell'avvenimento clou per la nostra regione, vale a dire il mondiale di ciclismo che ci saranno in settembre in quel di Firenze. Mentre sabato abbiamo la dimostrazione di danza da parte della scuola Espressioni, è un bellissimo spettacolo di 100 ragazzine che hanno preparato durante l'anno. E domenica invece avremo l'avvenimento, diciamo, ecclesiastico con la messa dell'atleta la mattina al campo sportivo, mentre pomeriggio facciamo la partita, sempre tutto a scopo benefico, con una rappresentativa nostra sportiva La Perla per 40, che affronterà al campo sportivo una rappresentativa dei carabinieri della stazione di Pontedera. Il tutto a scopo benefico, ovviamente. E il raccolto della festa andrà alla misericordia del nostro paese, che sta effettuando lavori di ampliamento per i servizi alla cittadinanza, ed in parte alla nostra parrocchia, sotto forma di pacchi alimentari che andranno in aiuto alle famiglie bisognose colpite pesantemente da questa crisi. Ecco, in questi 5 anni si è valorizzato ancora di più l'importanza dello sport nel nostro territorio toscano, ovviamente a Montecalvoli, ma anche nelle zone limitrofe e non solo, e si associa benissimo con questo soggetto di solidarietà. Per voi è diventata un po' il motto anche della vostra cittadina. Certo, per noi la solidarietà viene bene attraverso lo sport, che è un veicolo, uno dei migliori veicoli sociali, adatto a tutte le età e a tutte le estrazioni sociali, la loro pratica, quindi di questo ne abbiamo fatto un piatto portante e ne andiamo orgogliosi, perché stiamo avendo una rilevanza a livello nazionale e vogliamo crescere, ma tutto nell'interesse di ciò che facciamo per lo scopo finale, che è poi quello sempre della beneficenza. Ovviamente una festa aperta a tutti. Vogliamo ricordare dove siete e in che orari? Allora, ogni sera dalle 19.30 presso lo spazio aperto in Montecalvoli, spazio aperto del Circolo La Perla. Ogni sera abbiamo stand gastronomici per chi vuol venire ad assaggiare i prodotti toscani che facciamo noi. E in particolare il venerdì abbiamo la cena con i campioni, perché tutti coloro che saranno premiati e arriveranno dal territorio nazionale al nostro spazio aperto ceneranno insieme al pubblico sociale, ed è aperto a tutti. Quindi da mercoledì 5 fino alla domenica 9 vi aspettiamo tutti allo spazio aperto qui a Montecalvoli, ben orgogliosi di accogliervi e sperando di regalarvi delle buone serate nell'interesse sociale.